Buongiorno, benvenuti sempre dall'auto con Leo. Ciao, buongiorno Leo. Buongiorno. Bene, e quali sono i dati fondamentali dei giornali di oggi? Quali sono le informazioni più interessanti? Ovviamente fino a venerdì ci sarà il toto nomine per la presidenza della Camera e del Senato, e fino a venerdì non capiremo assolutamente nulla di quello che avverrà, perché soltanto all'ultimo secondo si faranno i giochi, ci saranno le notti dei lunghi coltelli, però qualche cosa si inizia a leggere sui giornali. Ovviamente in retroscena sono pieni di questa roba. Oggi è intervenuto anche il Quirinale, che ha fatto parlare i suoi ghostwriter, che sono Breda sul Corriere della Sera, poi Repubblica, anche il Giornale, cioè tutti i quirinalisti oggi hanno spiegato cosa vuole il Quirinale. Intanto cerchiamo di capire cosa vogliono gli italiani, ma comunque questo lo capiremo sempre più difficilmente. Quello che vuole Di Maio è un accordo con il centrodestra. Questo è il titolo di del Corriere della Sera, Intesa 5 Stelle, centrodestra. La ripartizione sarebbe la presidenza del Senato addirittura a uno di Forza Italia o della Lega, e invece alla Camera un esponente del Movimento 5 Stelle. Ma guardate che poi c'è Verderami che dice che c'è stato un accordo tra Salvini, Berlusconi e di fatto anche il Movimento 5 Stelle nel retroscena, diciamo più retroscenato di oggi, ma non si riesce a capire se questo accordo poi su quali persone verrà fatta, su Romani che siccome è stato condannato per i telefonini prestati alla figlia non andrebbe bene per il Movimento 5 Stelle, o sulla Bongiorno che invece Berlusconi con qualche comprensibilità non ama alla follia. Io non l'amo per niente, per me vedere la Bongiorno alla presidenza del Senato sarà come vedere la Boldrini, fidatevi, come vedere la Boldrini, ce ne sarà da divertirsene. Invece Repubblica che cosa dice? Repubblica dice che il Movimento 5 Stelle e il PD sarebbero lì per fare un'intesa. Anche il fatto di questo avviso, cioè che è vicina l'intesa tra il Movimento 5 Stelle e il PD. Tra l'altro la notizia di oggi, forse la più interessante notizia di oggi, è che Di Maio, lo cita Il Fatto, lo cita La Stampa, è disponibile a rivedere i suoi ministri. Vi ricordate, glielo chiesi anch'io a Di Maio in trasmissione a Matrix, ma tu saresti disponibile a cambiare uno di questi 17 ministri che hai presentato, tra l'altro imbarazzanti, basti pensare alla criminologa che ha pensato di sostituire Minniti, e lui mi ha detto assolutamente no, noi vinceremo le elezioni, le hanno vinte, faremo un accordo con gli altri partiti, lo stanno cercando, sui punti del programma, ma i nostri ministri non si discutono. Falso, i ministri del Movimento 5 Stelle sono ovviamente sacrificabili, secondo quello che dicono tutti i giornali, vedremo se poi effettivamente lo saranno. Quello che è certo, questo è notizia, è che ieri ha firmato per il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle Dessì, oggi lo ricorda Repubblica. Chi era Dessì? Era quell'imprenditore, si fa per dire imprenditore, diciamo se tutti gli imprenditori fossero come lui, noi due saremmo due Bill Gates. Beh, questo Dessì si è preso un appartamento a 7 euro al mese, casa popolare a 7 euro al mese, candidato al Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle ha detto: Leo, lo facciamo fuori? Secondo te l'hanno fatto fuori? No, è impossibile, impossibile. Non l'hanno fatto fuori, ovviamente fa parte del gruppo. Tu ce l'hai una casa a 7 euro? No, qualcosina in più. Qualcosina in più, eh? Qualcosina in più, benissimo. E tu guadagni 13.000 euro al mese come un parlamentare? No, assolutamente. Ma non paghi 7 euro? No. Va bene, no, tanto per sapere se Leo aveva la casa a 7 euro, potrebbe anche darsi che Leo c'ha una casa a 7 euro e quindi adesso mi dà un cazzotto e mi dice come ti permetti, anch'io c'ho la casa a 7 euro. Non penso che molti di noi abbiano una casa a 7 euro, ma il parlamentare del Movimento 5 Stelle, Dessì, avrà la casa a 7 euro e non è cacciato dal Movimento 5 Stelle. Chissà quanto casino avrebbe fatto il 5 Stelle se fosse stato un parlamentare del PD o di Forza Italia. Ecco, mettiamola così. Cambridge Analytics ha preso 50 milioni, secondo l'accusa del Guardian e del New York Times, 50 milioni di profili di Facebook, e avrebbe condizionato il voto su Trump. Allora io vorrei, voi che siete lì a casa, mi dovete spiegare una cosa: a votare è Cambridge Analytics o sono gli esseri umani? Qualcuno oggi sui giornali spiega come fa Facebook intanto a cedere questi 50 milioni di profili? Una volta che ha ceduto 50 milioni di profili, cosa c'entra con il voto a Trump o alla Brexit? Cioè, se qualcuno dice che a Porro gli piace andare in macchina con Leo, come fanno, come c'entra questo, che può essere un'informazione che ovviamente Facebook ha in questo momento, come fanno a impormi il voto a Trump o a Brexit? Sono sempre io che voto. La sostanza è che oggi i giornali, tranne in un'intervista molto bella fatta al garante della privacy che si chiama Buttarelli, europea, il grande garante della privacy Buttarelli, nessuno spiega qual è questa equazione. Facebook
Cambridge Analytics, società inglese, prende 50 milioni di profili di Facebook con tutte le informazioni e fa vincere Trump. Quello che invece Buttarelli oggi spiega, cosa che nessun altro giornale fa, è come c'è questa catena, e la catena è molto semplice ed è la catena tipica del marketing che fanno le aziende. Per quale motivo Amazon, per esempio, continua a rivendere le stesse lamette da barba a un signore? Perché ti arriva la mail, compra queste lamette da barba perché tu una volta le hai comprate, lui sa attraverso i tuoi acquisti del passato quali sono i tuoi gusti. La sostanza è tutta qua, dice Buttarelli. Ormai siamo in un mondo talmente connesso che noi diamo una serie di informazioni, addirittura quanto è il nostro esitare a una risposta a una domanda di un centralino. Tutte queste informazioni messe insieme possono darci un profilo molto preciso di 50 milioni punto di persone, 20 milioni, 3 milioni, 100 milioni di persone. Attraverso queste analisi precise delle persone poi si può inserire un'operazione di marketing per convincere le persone in funzione dei propri gusti a comprare o fare certe cose. Quindi io non ci vedo un grandissimo scandalo, è esattamente il mondo in cui viviamo, in cui ogni volta abbiamo la pubblicità sulla nostra mail delle cose che vogliamo, stiamo in pagine di Facebook, come dimostra il caso della zuppa, in cui ci sono le cosiddette echo chamber, cioè tutte le persone più o meno che la pensano uguale, oppure ci sono i troll che sono figli esattamente della stessa cosa. Dunque non è un complotto, Andrea, quello che è successo è che i giornali oggi non spiegano bene quello che è il tema appunto dei dati della Cambridge Analytics. I giornali peraltro sono dei fenomeni perché fanno i grandi, ma fino a poco tempo fa i giornali ci avevano spiegato che il grande rischio di Trump e della Brexit derivava dall'ingresso dei russi, vi ricordate i famosi interventi russi, gli hacker russi? Poi andiamo a scoprire dagli stessi giornali che il problema, oggi lo leggiamo, il problema non è dei russi ma è di una società inglese comandata da un canadese che fa l'accordo con Zuckerberg che è un americano. Allora che cacchio c'entrano i russi? Ci avete fatto due palle così sull'interferenza dei russi e ora scopriamo che è una società inglese di un canadese che fa un accordo con un americano. Vabbè, e questo è il solito influenza dei russi, perché i russi c'entrano su tutto, tanto che oggi Avvenire è straordinario, perché Avvenire che cosa fa oggi? Fa il proprio regola del giornalismo numero uno, come fottervi senza farvelo capire, capisci Leo? Sai che cosa scrive Avvenire oggi? Fa un articoletto in cui c'è scritto, adesso me lo sono segnato qua, prima pagina di Avvenire, trionfo di Putin, la prima riga, e sotto bufera su Facebook. Allora, mettono insieme il trionfo di Putin ieri che ha preso il 76% dei voti con la bufera su Facebook, così capite? Nella nostra testa rimane Putin, Facebook, il condizionamento su Trump, tutte balle, sono due notizie completamente diverse, ma ovviamente Avvenire che sa fare bene le fake news come in questo caso, ma non è una fake news, è come possiamo dire un umore di fondo, lo stesso umore di fondo per il quale oggi i giornali parlano del femminicidio. Allora, sia chiaro, lo dico a tutte voi che mi ascoltate, il femminicidio è una cosa disgustosa, come qualsiasi omicidio, cioè di che stiamo parlando? Così come quella scritta orribile nei confronti di Biagi, di cui oggi parlano Michele Serra e tanti altri, in cui dicono, anche se Michele Serra oggi sulla scritta di Biagi, cioè non può più pedalare, cioè quella cosa orrenda nei confronti di Marco Biagi che è stato ucciso 16 anni fa dalle Brigate Rosse e lo prendono pure per il culo sui muri della sua università di Modena, però dice Michele Serra nella prima pagina, quello che ha scritto questa cosa è un sadico e non è neanche interessante definirlo politicamente. No, caro Serra, invece è molto interessante definirlo politicamente, è un comunista, va bene? Sono i comunisti che ce l'avevano con Biagi per un motivo molto semplice, perché Biagi liberalizzava il mercato del lavoro ed era il simbolo della liberalizzazione del mercato del lavoro voluta da Sacconi, da una certa idea liberale del mercato del lavoro. Quindi è stato ucciso da un delinquente, sadico, assassino e comunista. Non facciamo finta che non ci sia un elemento politico, c'era l'elemento politico, chiaro? Ma ritorniamo al femminicidio. Posto che il femminicidio in sé è una cosa orrenda, perché è un omicidio e quindi chi ammazza una persona deve andare in galera, e secondo me marcirci in galera, soprattutto se lo fa a sangue freddo come il papà che ieri si è permesso davanti alla scuola a prendere e ammazzare la moglie, quindi quello adesso deve marcire in galera per quanto mi riguarda. Oggi leggo sui giornali strage di donne, leggo sui giornali Dacia Maraini, voglio un authority sul Messaggero mi sembra, voglio un authority sul Mattino, voglio un authority che si occupi del femminicidio, sì, boom,
l'autority del femminicidio, no? 5 burocrati che si occupano del femminicidio. È una cosa insopportabile questo femminicidio, siamo tutti d'accordo, come ogni omicidio è insopportabile. Ci vogliono corsi obbligatori per gli uomini violenti. No, non ci vogliono corsi obbligatori per gli uomini psicologici, ci vogliono galera per un violento. Non è che ci vuole un corso obbligatorio psicologico per un violento, oppure lo fate in galera il corso di psicologia, no? Un violento va in galera. Poi però i nostri giornali che se la prendono con Facebook, con Cambridge Analytics, che oggi parlano del rischio femminicidio, della strage femminicidio, dell'authority per il femminicidio, della psicologia sul femminicidio, sai quante donne vengono uccise al femminicidio? Leo? No. Ti posso dire il numero? 140. 140 all'anno, il che è un numero enorme, enorme. Sai quanto venivano uccise 5 anni fa? 180, quindi ce ne sono 40 donne in meno rispetto al 2011. Allora, ogni donna ammazzata è insopportabile, ogni essere umano ammazzato è incredibile, ma l'idea che siano diminuite del 20% in 5 anni forse dovrebbe farci urlare un pochino di meno ed essere un po' più ragionevoli e pensare come mandare in galera quelli che uccidono. Purtroppo nella nostra società ci sono persone che uccidono, ci sono gli assassini, ci sono i brigatisti, ci sono i violenti, bisogna combattere con loro senza se e senza ma non inventandosi le authority e i corsi psicologici. Oh no? Vabbè, io vi do appuntamento questa sera, come sempre, alle 19 su 105 Matrix, e se vi piace questa zuppa condividetela e tutto il resto lo troverete sul sito nicolaporra.it. Ciao! Ciao Leo! Ciao! Ciao!